Ciao a tutti fiamme e benvenuti in questo nuovo episodio della rubrica di Fiamma di Prometeo. Oggi ci addentreremo in un caso che riguarda la scomparsa di due ragazze. I casi di scomparsa sono tra i miei preferiti e questo è veramente intrigante. Via con il video. I fatti che circondano questa triste storia sono estremamente misteriosi. Al momento della loro scomparsa, le studentesse Chris Kremers e Lisanne Froon erano in pausa dai loro studi nei Paesi Bassi. Dopo un'ampia ricerca, alcuni mesi dopo, vennero ritrovati parti dei loro corpi. Chris e Lisanne arrivarono a Panama per prestare servizio come assistenti sociali volontarie e per imparare lo spagnolo fluentemente. Ma qualcuno sbagliò i calcoli. A quanto pare, arrivarono a Boquete, Panama, con una settimana di anticipo. Gli amministratori del programma non erano ancora pronti e il loro istruttore fu molto scortese e per niente amichevole, come scrisse Chris nel suo diario. Non c'era ancora un posto o un lavoro per noi, quindi non potevamo iniziare. La scuola ha pensato che fosse molto strano, dato che era tutto pianificato da mesi, scrisse Chris pochi istanti prima di lasciare la stanza che condivideva con Lisanne per iniziare la loro ultima escursione fatale. Il 1 aprile 2014, Chris e Lisanne partirono per il sentiero escursionistico nella foresta intorno alla città di Boquete, vicino al vulcano Barú. Il fatto che fossero partiti il 1 aprile fu strano, perché avevano programmato per il 2 aprile una guida turistica di nome Feliciano che le avrebbe assistite sullo stesso sentiero. Tuttavia, le due donne si avviarono verso i sentieri, accompagnate da un cane di nome Blu, che apparteneva alla famiglia dei padroni della casa dove alloggiavano. Testimoni hanno affermato che Chris e Lisanne lasciarono il sentiero appena a nord di Boquete verso le 10 di quel soleggiato martedì mattina. Erano vestite con abiti leggeri e avevano solo il piccolo zaino di Lisanne da condividere tra di loro. Quella fu l'ultima volta che le ragazze vennero viste vive. Grazie alle foto recuperate in seguito da una fotocamera ritrovata in quello stesso zaino, sappiamo che le donne proseguirono il loro tragitto senza intoppi, almeno fino al punto panoramico El Mirador del pianista. Stanno sorridendo e sembrano divertirsi in queste immagini, e non vi è alcuna indicazione che una terza parte sia insieme a loro, benché ci fossero notizie che il cane blu le abbia seguite almeno in parte lungo il sentiero. Le caratteristiche geografiche visibili nelle ultime immagini indicano che a metà pomeriggio le donne avevano lasciato El Mirador del pianista e forse accidentalmente si erano dirette da un'altra parte. Queste ultime immagini suggeriscono che si erano allontanate su una rete di sentieri non gestiti da ranger o guide affiliate al Parque Nacional Volcán Barú. Tali percorsi non segnalati non sono realmente pensati per i turisti, ma sono utilizzati quasi esclusivamente dalle popolazioni indigene che vivono nelle profondità delle foreste del Talamanca. I proprietari del cane si allarmarono quando tornò a casa quella notte senza le giovani donne, ma non presero alcun provvedimento. Il giorno successivo, il 2 aprile, Feliciano stava aspettando che Chris e Lisanne si presentassero per la loro escursione, ma non arrivarono mai. Confuso, Feliciano andò dalla famiglia che stava ospitando le due ragazze. Anche i genitori di Lisanne avevano smesso di ricevere messaggi che entrambi inviavano quotidianamente alle loro famiglie. Quindi iniziarono a preoccuparsi. Il panico cominciò a diffondersi, dunque venne contattata la polizia e iniziò un'ampia ricerca. Non solo da locali e agricoltori, ma anche da investigatori, cani da ricerca, elicotteri e altro ancora. La ricerca durò 10 giorni, ma non venne trovata alcuna traccia né di Chris né di Lisanne.
Il 6 aprile i genitori delle due ragazze arrivarono a Panama insieme alla polizia, alle unità cinofile e agli investigatori dei Paesi Bassi per condurre una ricerca su vasta scala delle foreste. I genitori offrirono anche una ricompensa di $30,000. La cosa triste è che iniziarono a cercare nella zona di montagna solamente 6 giorni dopo, il 7 aprile. Le prove fotografiche suggeriranno che almeno una delle ragazze potrebbe essere stata ancora viva l'8 aprile e verrà registrata anche una strana accensione del telefono l'11 aprile. Quella che era iniziata come un'escursione turistica divenne presto una tragedia. Le ragazze, che sembravano essersi godute la spedizione, chiesero aiuto solo un paio di ore dopo. Nessuno che guarda queste immagini può sospettare che fossero in pericolo. Tuttavia, 2 ore dopo lo scatto delle foto, venne stabilito che Chris aveva chiamato il 112. Qualcosa non andava. Quella fu la prima di una serie di chiamate che le ragazze fecero alla linea di emergenza locale e internazionale. 12 minuti dopo, alle 16:51, venne effettuata un'altra chiamata, questa volta dal cellulare di Lisanne, allo stesso numero. Settimane dopo, una donna del posto consegnò lo zaino blu di Lisanne, che disse di aver trovato in una risaia vicino a una sponda del fiume, vicino al villaggio di Alto Romero, nella regione di Bocas del Toro. Disse che era sicuro di non averlo visto lì il giorno prima. Lo zaino conteneva 2 paia di occhiali da sole, $83 in contanti, il passaporto di Lisanne, una bottiglia d'acqua, una fotocamera, 2 reggiseni e i telefoni delle donne, tutti imballati, asciutti e in buone condizioni. I telefoni delle donne mostrarono che alcune ore dopo l'inizio della loro escursione, qualcuno aveva composto il 112, il numero di emergenza nazionale, e il 911, il numero di emergenza a Panama. La prima richiesta di soccorso era stata effettuata poche ore dopo l'inizio della loro escursione, una dall'iPhone di Chris alle 16:39 e poco dopo una dal Samsung Galaxy di Lisanne alle 16:51. Nessuna delle chiamate era andata a buon fine a causa della mancanza di ricezione nell'area, ad eccezione di un tentativo di chiamata al 911 il 3 aprile, che durò poco più di un secondo prima di interrompersi. Il 5 aprile la batteria del telefono di Lisanne si esaurì dopo le 5 del mattino. Anche l'iPhone di Chris non effettuò più chiamate, ma veniva acceso a intermittenza per cercare il segnale. Dopo il 6 aprile, nell'iPhone vennero inseriti più tentativi di un codice PIN sbagliato, senza mai inserire quello corretto. Un rapporto ha mostrato che tra il 7 e il 10 aprile ci furono 77 tentativi di chiamata di emergenza con l'iPhone. L'11 aprile il telefono venne acceso alle 10:51 e spento per l'ultima volta alle 11:56. La scoperta dello zaino spinse una nuova ricerca e ad agosto il gruppo indigeno Ngobe aiutò le autorità a localizzare circa 2 manciate di frammenti ossei, tutti trovati lungo le rive del rio Culebra, o fiume del serpente. I test del DNA risultarono positivi e infittirono ulteriormente la trama. Un totale di 5 resti frammentati vennero identificati come appartenenti a Chris e Lisanne, ma Ngobe aveva anche presentato frammenti ossei da ben 3 altri individui. Le prove furono sufficienti per far corrispondere un DNA positivo alle vittime, ma non ci furono resti sufficienti per consentire agli esaminatori di emettere un verdetto conclusivo sulla causa della morte. A parte i reggiseni nello zaino e uno degli stivali di Lisanne, con le ossa del piede e della caviglia ancora dentro, vennero trovati pochissimi altri vestiti. Venne anche recuperato uno degli stivali di Chris, così come i suoi pantaloncini di jeans, che sarebbero stati trovati con la cerniera lampo chiusa e piegati su una roccia vicino alle sorgenti del Culebra, a 2,4 km a monte da dove erano stati trovati lo zaino e altri resti. La condizione dei frammenti ossei, dei frammenti di carne, e dove si diceva che fossero stati scoperti, suscitò un nuovo giro di domande da parte degli investigatori e della stampa.
perché erano stati trovati così pochi resti? Perché non c'erano segni sulle ossa? Che cosa significava la presenza di altri resti umani? Nella scheda di memoria della fotocamera di Lisanne vennero trovate una serie di oltre 100 fotografie. Le prime dozzine di immagini sembrano abbastanza normali. Quel martedì 1 aprile fu una giornata luminosa e soleggiata. Le donne sono sorridenti e allegre. A parte alcuni selfie scattati presso il punto panoramico, la maggior parte delle foto erano state scattate da Lisanne e molte di esse mostrano Chris che camminava davanti a lei sul sentiero, godendosi il sole e la bellezza della foresta pluviale. Poi le cose si fanno più strane. Negli ultimi scatti di quel giorno vediamo Chris e Lisanne seguire un sentiero impervio lungo il lato opposto della cresta che segna la divisione degli spartiacque del Pacifico e dei Caraibi. Le caratteristiche geografiche vicine a un letto di un ruscello visibile nelle ultime foto le collocano a circa un'ora dal punto panoramico e ancora in discesa, lontano da Bouquet. Keith Rosenthal, analista di fotografia forense certificato dal tribunale, afferma che le donne potrebbero essersi già perse nel momento in cui sono state realizzate queste immagini. L'ultima immagine che abbiamo del viso di Chris Kremers, che si gira per guardare indietro nella telecamera mentre attraversa il letto di un ruscello, potrebbe anche essere eloquente. Qualcuno scattò 90 foto tra l'una e le 4 del mattino dell'8 aprile. Dalla foto numero 542, le foto vennero scattate in rapida successione, a volte fino a 7 in un lasso di tempo di un minuto. A volte le foto si susseguivano ogni 10 secondi, a volte ogni minuto. La maggior parte delle foto vennero scattate tra l'1:39 e le 2. Poi la frequenza diminuì leggermente. L'ultima foto nota venne scattata alle 4:10. Alcune foto sono state scattate in modalità orizzontale, mentre altre sono state scattate in modalità ritratto. Solo 3 delle 90 foto scattate l'8 aprile e poi recuperate dalla scheda di memoria dall'Istituto di Medicina Legale olandese mostrano immagini nitide. Nelle altre foto nulla è chiaramente identificabile. La foto che state guardando è stata scattata all'1:38. L'unica cosa che si vede è una roccia circondata da bassa vegetazione. Un minuto dopo è stata scattata una foto che mostra il ramo di un cespuglio sopra quella che sembra essere una roccia, circondate da piante simili a quella della foto precedente. Il ramo ha a ciascuna estremità un sacchetto di plastica rosso. Vicino al ramo si possono vedere involucri di gomma da masticare e altre carte. A quale scopo sono state scattate queste foto? Qualcuno stava cercando di inviare un messaggio? La quantità di foto scattate è un segno di disperazione o di una minaccia imminente? Molti di coloro che scelgono di credere che Chris e Lisanne siano state assassinate sottolineano il fatto che non hanno lasciato alcun messaggio di addio ai propri cari, come spesso fanno le persone bloccate nella natura selvaggia. Ecco cosa sappiamo ora. Tutte le foto sono state scattate in un ambiente ripido nella giungla e il tempo tra loro varia da pochi secondi, probabilmente alla velocità con cui la fotocamera potrebbe scattare, a 15 minuti o più. Secondo la marca temporale, queste immagini sono state realizzate l'8 aprile. Ciò significa che almeno una delle donne era riuscita a sopravvivere per più di una settimana senza cibo o riparo nella natura selvaggia. Sempre ammesso che fu una delle due ragazze a scattare quelle foto e non qualcun altro. La causa della loro morte non poté essere determinata con certezza, ma le autorità olandesi che lavorarono con gli investigatori forensi e di salvataggio ipotizzarono che potessero essere cadute da un precipizio dopo essersi perse.
Le circostanze e le conseguenze della loro scomparsa portarono a molte speculazioni sulle possibili cause della loro morte. Non fu possibile escludere la possibilità che le ragazze fossero state uccise e i funzionari panamensi vennero accusati di aver mal gestito il caso. Ulteriori indagini svoltesi nel 2017 sollevarono nuovi interrogativi sulle indagini originali, nonché su un possibile collegamento con altri omicidi nella zona. Sebbene siano state presentate molte teorie, non è stata stabilita alcuna causa ufficiale della loro morte. Eccoci fiamme, e anche oggi abbiamo concluso il caso. Prima di tutto voglio ringraziare l'utente Eternal Void per avermi consigliato questo caso interessantissimo. Ho visto che qualcuno ne ha già parlato su YouTube, ma io come al solito voglio dire la mia. Allora, effettivamente è molto ci sono tante cose che non tornano. Queste due ragazze, magari un po' sprovvedute, hanno voluto fare questa escursione da sole, sebbene abbiano prenotato una guida per il giorno dopo. Boh, forse erano impazienti, forse volevano solo fare un pezzo e poi tornare indietro, ma poi si sono perse. E questo spiega il fatto che ci sono alcune foto che non sono più così sorridenti, ma sono in questa sorta di giungla, in percorsi che non sono turistici, quindi di sicuro si erano perse. Poi ci sono quelle strane foto scattate l'8 aprile. Cioè, io mi metto nei panni di quelle ragazze. Capisco chiamare il numero di emergenza, capisco continuare a spegnere e riaccendere il telefono perché si scarica, quindi lo accendi solo quando devi chiamare e lo spegni, perché non ci sono prese di corrente nella giungla. Poi i telefoni si sono scaricati definitivamente e boom, basta, non ci sono state più notizie. Il fatto però di continuare a scattare foto così sfocate effettivamente è molto strano. Io se fossi in una situazione così di pericolo, l'ultima cosa che mi viene in mente è scattare delle foto così, tutte sfocate. O effettivamente vedo qualcosa, o hanno provato, o tutte e due, o una ha provato a scattare qualcosa, magari c'era qualcuno, una tribù indigena magari, che lei voleva scattare delle foto per poi... Però anche lì è strano, perché nel panico non ti viene a scattare delle foto. Secondo me quelle foto lì sono state scattate da qualcun altro, qualcuno che le ha uccise, perché anche poi hanno trovato dei frammenti di ossa e anche altre ossa provenienti da altri corpi. Lì c'è di mezzo qualcosa di strano, si sono perse sì, però magari hanno visto o incontrato qualcosa che non dovevano incontrare. Voi, come al solito, fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!